Eder. Mech. Pallister. La recente scoperta di un DNA sconosciuto ha riacceso le speranze dei familiari delle vittime del famigerato mostro di Firenze, di ottenere finalmente giustizia e di identificare con certezza l'autore degli omicidi, andando oltre le conclusioni processuali precedentemente raggiunte. Tiziana Bonini, cugina di Stefania Pettini, una delle vittime uccise nel 1974 all'età di 18 anni insieme al fidanzato Pasquale Gentilcore, ha espresso la sua disponibilità a autorizzare la riesumazione del corpo di Stefania. Questo passo potrebbe facilitare il confronto tra il DNA della vittima e quello di eventuali profili biologici che potrebbero essere stati rinvenuti sulla scena del crimine. Tiziana ha affermato alla Repubblica di essere motivata dalla possibilità di scoprire la verità e ha dichiarato: "Se mi chiedono l'autorizzazione per riesumare il corpo di Stefania perché c'è una sola possibilità di scoprire la verità, io dirò sì. Non ci ho dormito la notte da quando ho saputo del DNA. La sua determinazione è guidata dal desiderio di fare tutto il possibile per identificare l'assassino di sua cugina, sottolineando che non vuole morire senza conoscere il colpevole. I dettagli dell'omicidio di Stefania e Pasquale sono agghiaccianti. Pasquale fu ucciso a colpi di pistola, mentre Stefania subì ben 97 coltellate dopo aver lottato con il suo aggressore, che la trascinò fuori dall'auto. Le moderne tecniche di indagine genetica offrono ora una concreta opportunità di trovare tracce biologiche dell'assassino sui resti di Stefania, potenzialmente compatibili con un DNA sconosciuto che è emerso anche in altri delitti avvenuti nel 1983 e nel 1984. Questi omicidi sono attualmente sotto l'attenzione dell'avvocato Vieri Adriani, che rappresenta i familiari di Nadine Maurio e Jean-Michel Craveishvili, una coppia di turisti francesi brutalmente assassinati a Scopetti di San Casciano. Una scoperta recente ha portato alla luce un proiettile trovato in un cuscino all'interno della tenda dei turisti, che ha rivelato la presenza del DNA sconosciuto. La ricerca genetica è stata portata avanti dalla parte civile utilizzando materiali disponibili. Secondo l'avvocato Adriani, la riesumazione dei corpi delle vittime potrebbe rappresentare un passo decisivo, soprattutto per coloro che non morirono subito e che, durante l'aggressione, potrebbero aver avuto contatti fisici con il killer. Ad esempio, Jean-Michel Craveishvili era riuscito a fuggire nel bosco, ma fu infine raggiunto e ucciso, il suo corpo gettato nella vegetazione. Per quanto riguarda la riesumazione del corpo di Craveishvili, sepolto in Francia, i suoi familiari stanno considerando l'idea di avviare una raccolta fondi e di agire autonomamente, indipendentemente dalle decisioni che potrebbero prendere le autorità giudiziarie italiane in merito a questi nuovi sviluppi emersi nell'ambito dell'inchiesta ufficiale. La determinazione dei familiari delle vittime di ottenere giustizia e verità continua a rappresentare una lotta che dura da decenni, alimentando speranze e aspettative di un epilogo finalmente chiaro per queste tragiche storie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!